Per serate d'autore abbiamo un nuovo libro interessantissimo, ce ne parla Chiara Tortorelli. Salve, Fusi a metà di Massimo Paulice e Miranda Galati è un testo molto particolare perché narra sicuramente di un dialogo amoroso tra l'archetipo maschile e l'archetipo femminile che diventa poesia. Nasce, come ci diranno gli autori, attraverso social network, quindi è una cosa molto innovativa, e però poi diventa materiale narrativo. Voglio chiedere qualcosa, voglio chiedere a Massimo Paulice com'è nato. Tutto è nato per caso, facciamo parte di alcuni gruppi di poesia, i tipici gruppi di poesia del social. E abbiamo iniziato a postare in modo alternato, una volta io, una volta lei, poi ci siamo agganciati ai post e alla fine abbiamo tirato le somme, li abbiamo montati in realtà, come fra virgolette, e senza portare nessun tipo di modifica a quello che avevamo scritto inizialmente. Sono venute fuori un certo numero di componimenti e abbiamo avuto l'idea abbastanza originale di pubblicarli ed eccoci qui adesso a Positano. Miranda Galati, Fusi a metà. Quanto c'è stato realmente l'incontro tra il maschile e il femminile in questo testo? Beh, io penso che ci sia stato un approccio iniziale di intesa così riguardo alla scrittura. Poi man mano che si scriveva si scendeva un po' più sul personale, allora lì c'è stato un incontro tra il maschile e il femminile, il confronto e poi anche una perdita di riservatezza in qualche modo. Ci siamo confessati con un ideale maschile e un ideale femminile, che era rappresentato e che comunque aveva bisogno di una figura in quel momento, di riferimento, e lo siamo stati reciprocamente in quel caso lì. E lì credo che siano venute, cominciate a venire fuori delle cose un pochettino più formate, con una loro forma, perché all'inizio era un gioco, cioè lui scrisse una cosa, io anziché commentare ho scritto un seguito, perché era un'opinione da esprimere. Ma poi piano piano da questo gioco, perché insomma nel network ti permette questo, e allora abbiamo approfondito, ma senza renderci conto assolutamente di quello che stavamo facendo. Siamo stati Tutto è incoscienti nato in dopo, questo. insomma. E ci siamo aperti moltissimo, intimamente, anche se poi l'esplicativo non era poi così. Bisognava andare a cercare, a leggere dentro le parole. Io credo che a questo punto non possiamo che lasciare al lettore il compito di scoprire veramente questo testo così a metà.